i 5 minuti dello Spirito Santo. Vieni Spirito di Dio, vieni Spirito divino, vieni Paraclito, Consolatore, dolce ospite dell'anima, vieni Spirito di pace, Spirito d'amore, Spirito creatore, vieni Padre amorevole dei poveri. Vieni Spirito Santo, aiutami a raccogliere le nuove sfide che la vita mi presenta, e a iniziare nuove tappe, a non rimanere nei fallimenti. 4 giugno. Quando qualcosa finisce nella nostra vita, lo Spirito Santo vuole approfittarne per far nascere qualcosa di nuovo, per aiutarci a iniziare una nuova tappa. Se abbiamo commesso degli errori, se abbiamo fallito, se siamo stati umiliati, questa non è la morte. Non è nemmeno la fine del mondo. È solo la fine di un mondo. Ma nella potenza e nell'amore di Dio, possiamo creare un'altra nuova vita, può nascere un altro mondo. Nel mezzo dell'umiliazione Dio ci invita ad amare la vita, a raccogliere nuove sfide. Ma non si tratta di accontentarsi di cose insignificanti. Anche se abbiamo commesso degli errori, abbiamo il diritto di iniziare cose grandi e valide. Perché no? Forse l'umiliazione che abbiamo subito è una purificazione che ci prepara a qualcosa di più bello. Non dobbiamo smettere di confidare nelle possibilità che Dio ha seminato dentro di noi, dobbiamo osare di più, andare oltre, cercare qualcosa di più. Quando diminuiamo la nostra vita, atrofizziamo le nostre capacità, e non è questo che lo Spirito Santo vuole fare in noi. Non dobbiamo mai lasciarci morire, perché crediamo in un Dio della vita, che non ci vuole mezzi morti. Nessuna umiliazione ha il diritto di cancellare la vita che Dio ama. Al contrario, dalle ceneri lo Spirito Santo può fare miracoli, se accettiamo la sfida. Preghiamo lo Spirito Santo con questa bella preghiera di Santa Teresa d'Avila. O Spirito Santo, sei tu che unisci la mia anima a Dio. Muovila con ardenti desideri e accendila con il fuoco del tuo amore. Quanto sei buono con me, o Spirito Santo di Dio. Sii il per sempre lodato e benedetto per il grande amore che fondi su di me. Dio mio e mio creatore, è mai possibile che vi sia qualcuno che non ti ami? Per tanto tempo non ti ho amato. Perdonami, Signore. O Spirito Santo, concedi all'anima mia di essere tutta di Dio, e di servirlo senza alcun interesse personale, ma solo perché è Padre mio e mi ama. Mio Dio e mio tutto, c'è forse qualche altra cosa che io possa desiderare? Tu solo mi basti. Amen.